Popolare Autonomia abbiamo seguito con attenzione l'iter del provvedimento e non possiamo non riconoscere che i contributi arrivati dalle diverse compagini parlamentari hanno permesso di definire un testo sicuramente più completo e rispondente alle esigenze di avviare anche un efficace programma di formazione di tutti gli operatori sanitari coinvolti, pediatri e medici di medicina generale, ginecologi, ostetrici, infermieri ed altri. Noi di ALA quindi voteremo favorevolmente perché la tutela della salute non è soltanto un principio sancito dalla Costituzione, ma anche un obiettivo al quale il legislatore ha il dovere di ambire attraverso provvedimenti come questo. Grazie. La ringrazio. Adesso do la parola al deputato Rocco Palese. Prego. Sì, grazie signora Presidente, per annunciare il voto a favore. E sull'utilità e l'importanza di questa legge non è per niente secondaria la circostanza che l'intero Parlamento la votiamo tutti, e quindi anche nella Commissione c'è stato un lungo e approfondito confronto anche di natura tecnica in riferimento a quello che è il contenuto, cioè non si tratta solo di prevedere e diverse situazioni di natura congenita ereditaria, ma di una forte innovazione anche dal punto di vista culturale. Noi siamo nel contesto della cosiddetta medicina predittiva ormai, nel senso che con la genetica molecolare il paziente di punto in bianco ha il sacrosanto diritto di andare nelle strutture che erogano le prestazioni sanitarie, di chiedere attraverso le indagini genetiche molecolare con il DNA e quant'altro di che cosa rischia di ammalarsi nel tempo e quali rischi determina questo aspetto. Sulla situazione delle malattie poi congenite ereditarie è estremamente importante e penso che sia veramente una legge utile, fondamentale per il diritto della salute, che rispecchia la Costituzione e dove una volta tanto, anche questo è bene sottolineare, vede la politica e il Parlamento unito in questo intento. L'importante è poi che tutti contribuiscono, soprattutto le regioni e tutte le regioni, a che poi venga applicata in tutte le sue parti e in tutti i suoi aspetti, questa legge così importante. Grazie. La ringrazio, deputato Palese. Adesso do la parola al deputato Mario Marazziti. Prego. Grazie signora Presidente. Il provvedimento in discussione e che approviamo si muove all'interno di un percorso di attenzione del Parlamento rispetto al tema dello screening neonatale ed è diretto a rendere obbligatoria, con l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza, proprio l'effettuazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie ereditarie. Ricordo che con leggi di stabilità per il 2014 e il 2015 è stato individuato a tale scopo un finanziamento annuo pari a 10 milioni di euro. È un tema che potrebbe sembrare di nicchia, ma importante. Le stime parlano di circa un bambino affetto da malattie metaboliche ogni 500 nati e solo un quarto dei casi tali patologie appartiene a quelle riconosciute in tempo, con gravi conseguenze nel percorso di cura. Inoltre, posto che una malattia rara sottoposta a un programma di screening di massa dimostra quasi sempre una incidenza superiore a quella conosciuta o attesa, con l'incremento dei casi diagnosticati